Buongiorno splendidi ragazzuoli, splendide ragazzuole. Quello che state vedendo qui è lo Spring Sale di Humble Bundle Store e una nuova rubrica del Quadrante di Pregianza che è la Scontanza, quella in cui il sottoscritto cerca di curare i saldi dei vari siti. Non farò sempre Steam perché sai che palle fare Steam. Cerco di tenere controllato questo qua dell'Humble Store, che però è un saldo di quelli che funzionano a giorno. Cioè avete 24 ore per i vari sconti, quindi il video sarà in 480 per essere uploadato il più velocemente possibile, cercherò di stare il più breve possibile e in generale cercherò di controllare quali sono le cose migliori da consigliarvi qua in mezzo. Ci sono tantissimi saldi, scambi, vanno avanti di giorno in giorno, rimangono comunque i deal del giorno prima, quindi vale per 2 giorni questo video in realtà. Lo farò una volta ogni 2 giorni, forse tre, perché non so se riesco a tenere controllato tutto, però intanto per oggi i miei consigli ve li beccate, che lo vogliate oppure no, spero che vi servano, insomma. Andiamo, vediamo subito cosa c'è di interessante. Allora, ho dato un'occhiata prima, qua in mezzo, nel paginone principale, la roba più bella è della roba più bella sicuramente c'è Blackguard 2. Blackguard 2 è un GDR vecchio stile, tattico, mappona a esagoni, se non mi ricordo male, o quadrati, non importa, ma comunque a turni. Molto difficile, con tantissime mappe, molto longevo, dei Daedalic. Il primo Blackguard era già stato una sorpresa, il 2 è un miglioramento su tutti i fronti. Tenete a mente che però è un gioco molto molto vecchio stile, quindi potrebbe non piacere a tutti o a chi vuole qualcosa un po' più di azione dei suoi GDR. Euro Truck Simulator 2 è invece un ottimo simulatore di camion, di camionista per chi ama questo tipo di giochi. Chiaramente i tipi di giocatori che amano questo tipo di giochi non sono molti, però insomma tenete in considerazione anche lui se amate questo tipo di prodotti. Risk of Rain, ottimo roguelike a 2,49€, ottimo sconto, 75%, per ora comunque sono 3 belle offerte. Stealth 2 Inc. A Game of Clones è un buon gioco pseudo stealth platform, molto carino, 2,99€, altro ottimo sconto. Road Not Taken è un particolarissimo puzzle game roguelike, molto interessante all'inizio, ma che perde molto andando avanti, perché le sue meccaniche, una volta capite, rendono tutto estremamente ripetitivo sulla lunga. È interessante la base che col roguelike, che col fatto che i puzzle sono procedurali e il gioco è roguelike, andando avanti comunque i puzzle continuano a cambiare costantemente, però la ripetitività si fa sotto molto in fretta, quindi tenete a mente che 5 euro potrebbero essere troppi, però è un curioso esperimento, non è un brutto gioco ad ogni modo. Dying Light: The Following è un ottimo DLC per Dying Light, ma costicchia davvero tanto. Rainbow Six Siege, Hacknet non lo conosco, quindi non vi posso dare consigli a riguardo, purtroppo, tra l'altro vedo che dura 11 ore, no, boh, non lo so, ci sono i timer un po' sballati, ma va bene così. Tom Clancy Rainbow Six Siege, 33% di sconto, è ancora pochino per un gioco che adesso è molto sistemato, è molto giocato, è molto apprezzato da tanti giocatori, ma ha i suoi bei problemi, li ha avuti al lancio, ne hanno sistemati gran parte, ne ha altri. È un titolo molto tattico, un ottimo sparatutto, se vi piace il genere tenetelo in considerazione. Space Hulk, mezza merda, non mi ha catturato per niente, quindi lasciate pure perdere, anche se costa pochissimo. Se proprio proprio siete super fan di Warhammer 40.000, magari potete pensarci, se no no. Sanctum 2, ottimo gioco, 2,69€, misto tra FPS e Tower Defense, davvero davvero un ottimo gioco. Overgrowth è uno stranissimo esperimento, è ancora in alfa, è a 22,94€ per un alfa, no. Steam Marines, lo avevo sentito, non avevo sentito cose assolutamente eclatanti su di lui, ma 5,24€ mi sembrano tantini. Shadowrun Triple Pack, 15,39€ sono tanti, ma è un Triple Pack che contiene tutte e due le espansioni del gioco base. È un ottimo GDR, sempre vecchio stile, con ambientazione cyberpunk. Non sono molti giochi con ambientazione cyberpunk. Shadowrun è fatto molto bene, è una community di giocatori che lo modda continuamente, aggiungendo nuovi contenuti. Per 15€, se amate il genere, sicuramente è un ottimo acquisto. Fox è un'avventura in generale che fa cagare, quindi potete lasciar pure perdere. Avventura punta e clicca. Punch Club è un gestionale di box molto, molto particolare, con delle belle citazioni degli anni 90. 4,49€ ci può anche stare. L'ho visto a meno, mi sembra, ma 4,49€ è un bel prezzo. Se volete giocarci, fatelo pure vostro. Non è un super gioco, non è niente di incredibile, però ha il suo perché. Sword and Sorcery è uno dei migliori giochi per PAD, iPad, che si siano mai visti nei vecchi tempi andati, rende anche su PC, è un'altra sorta di avventura grafica, 2,37€, davvero davvero curioso, potete farlo vostro, e ha una bellissima colonna sonora di Jin Guthrie. Stronghold Crusader HD, vecchio classico, 2,24€, se amate questo genere di giochi, è uno strategico gestionale particolare, insomma molto vecchio stile, 2,24€ ci sta, La sua versione HD non so quanto bene sia fatta, ma non credo che sia malvagia, è per un buon gioco. Renowned Explorers, International Society, è un titolo particolarissimo, non mi ricordo chi sono gli sviluppatori, vi devo dire la verità, quindi ora lo guarderò immediatamente. Gli sviluppatori sono gli Abbey Games, no, una cosa non mi aiuta, ma
è un titolo molto molto particolare, perché fondamentalmente si tratta di una sorta di strano GDR procedurale con conversazioni, personaggi selezionabili, mezzo roguelike anche lui, davvero davvero molto strano. 20 esploratori diversi avete e le avventure si svolgono in modo completamente diverso ogni santa volta. È un gioco sicuramente molto ma molto ma molto interessante. 13,99 possono sembrare tanti, ma questo gioco qua è molto poco conosciuto ed è molto molto bello. Potete divertirvi parecchio giocandoci, ne ho sentito parlare davvero benissimo, l'avevo anche provato e sicuramente è un titolo che dovreste tenere d'occhio, nonostante il prezzo un po' altino. Qua in mezzo c'è anche Shantae Risky's Revenge di Electroscat, che è sempre un buon gioco, un platform action molto interessante. Secrets of Raeticon l'avevo giocato, gioco artisticamente molto bello, 3,05€, lo potete anche comprare, ma non è nulla di particolarmente longevo o eccezionale, quindi tenete a mente questa cosa. Tra i due probabilmente Shantae 4,49€ è un acquisto più sensato. Certo, qua in mezzo comunque, qua un sacco di roba relativamente ridicola, Probably Archery no, anche a 0,89€. Pat Goes to the Moon è una serie di avventure per bambini, lasciate proprio perdere. Beat Trip Runner, sempre un vecchio classico. Way of the Samurai 4 a 9,19€ è troppo, perché comunque sono giochi che non sono invecchiati particolarmente bene, su PC non hanno fatto mai una grandissima figura. Californium, dove l'avevo sentito? Rimembratemelo. Ah, è un'avventura grafica, no, niente di che, non lo so, quanto costa? 5,99€, no, non lo conosco abbastanza per consigliarvelo, ragazzi, purtroppo, mi spiace, qua casco male. The Westport Independent invece lo conosco, è dal creatore di Papers, Please, è un gioco che riguarda dei giornalisti indipendenti, delle tematiche molto particolari. Anche questo, come Papers, Please, è molto particolare, ma gli è riuscito molto peggio, ha diviso la critica, alcuni lo hanno elogiato tantissimo, alcuni dicono che è una merda fotonica. Difficile consigliarlo perché Papers, Please aveva messo tutti d'accordo, questo non sembra che gli sia uscito assolutamente allo stesso livello. Costa solo 2€, quindi se volete dargli una possibilità fatelo se vi interessa il tema di fondo, però non gli è uscito bene come Papers, Please, non è altrettanto interessante sia a livello narrativo che per tutto il resto, molto più noioso secondo molti, quindi boh, tenetelo a mente. Escape Goat è un bel puzzle game, 1,12€, abbastanza divertente, nulla di incredibile neanche questo, però prezzaccio. Comunque qua in mezzo poi un sacco di fuffa, Death Trap neanche l'hanno scontato, lasciamo perdere. No, fuffa, va bene, niente di che, questa l'abbiamo visto. Ubisoft Sale, Sega Sale. Qua vedo Ubisoft, soliti giochi, sempre Rainbow Six Siege, Far Cry Primal scontato ancora troppo poco, Syndicate a 30€, se non l'avete ancora comprato potete pensarci, non so qual è la qualità del port PC, non credo sia malvagissima. South Park The Stick of Truth a meno di 8€, è un GDR divertentissimo degli Obsidian, non è esattamente grandioso a livello di meccanica ma è spassosissimo perché South Park è veramente politicamente scorretto a dei livelli incredibili. Assassin's Creed Black Flag è un buon Assassin's Creed, diverso da tutti gli altri Assassin's Creed, però per 5€ potete farci un pensiero, è molto molto scontato. E qua in mezzo vedo comunque degli sconti non particolarmente eclatanti per tutti i giochi già noti. L'unico che consiglierei, nonostante lo sconto sia basso, è Splinter Cell Blacklist, che è un grandissimo stealth game. Fatto sta che Splinter Cell Blacklist lo trovate scontato di meno, a meno nei saldi di Steam molto spesso. E anche Rayman Legends, vale la stessa cosa anche per Rayman Legends. Rayman Legends è un altro gioco della Madonna, ma anche qua è a 10€, su Steam lo trovate a meno. Far Cry 3 Blood Dragon, il best DLC ever, è a 3,74€. A parte questo, consiglione Child of Light a 3,74€, che è un gran bel gioco pseudo JRPG, ma non così, ma non JRPG vero e proprio, molto particolare, artisticamente bellissimo, tutto in rima, davvero davvero molto bello, 3,74€ prezzaccio. Valiant Hearts costa un po' di più ma è un'altra ottima avventura del periodo in cui Ubisoft sperimentava con i giochi pseudo indie a basso costo. Questi due sono consigliati, però secondo me Valiant Hearts lo trovate a meno anche a lui su Steam, quindi per il momento qua in mezzo non vedo niente di must nel modo più assoluto. No, non vedo degli scontoni nella zona di Ubisoft. La roba migliore ve l'ho consigliata, Beyond Good and Evil è sempre un grande classico, 2,49€, si può fare, però anche questo lo trovate a quel prezzo qua su Steam, sicuramente al primo sconto che esce. E Trials Fusion House on Level Max è un gran gioco, 4,99€, questo tenetelo in considerazione. Quindi Ubisoft l'abbiamo fatta. Sega Sale, abbiamo Space Marine Collection, un po' troppo, 10€ per un gioco così vecchiotto, non è brutto ma vabbè.
Alien Colonial Marines, evitatelo come la peste. The Cave non è un brutto gioco, l'ha fatto Ron Gilbert, quello che ha fatto Monkey Island assieme a Tim Schafer. Non gli è uscito il capolavoro che molti si aspettavano, ma è un bel giochino, è una bella avventura piena di puzzle. Binary Domain lo consiglio sempre, TPS sottovalutatissimo, grandissimo gioco, molto divertente, grandissima narrativa, ben fatto, molto molto sottovalutato dai creatori di Yakuza. Prendetelo se non l'avete ancora comprato e vi piacciono i TPS. Tembo the Badass Elephant è un bel platformino recente, già a 3,24€ io lo piglierei, dai creatori di Pokémon, paradossalmente, in combutta con Sega. Sicuramente molto interessante. Knights è un vecchio classico, però è anche un vecchio classico secondo me molto sopravvalutato, che adesso non è che sia più ste gran cosa. Si giochicchia a 2€, si giochicchia volentieri comunque. Poi ci sono un sacco di Total War qua, bla 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 bla, tutti i Total War, abbiamo i Dawn of War, insomma tutta la roba di Relic e di Creative Assembly, che sono sempre dei grandissimi giochi. Qui ragazzi il consiglio è sempre il solito, valutate tutto quanto e in base a al fatto che vogliate giocare un Total War che vi manca eccetera eccetera, se il prezzo è bassino prendetelo senza starci troppo a pensare. Qua c'è una Complete Edition di Shogun Total War, che ancora oggi secondo me è uno dei migliori titoli della serie, anche Medieval a 1,99€, insomma c'è giochi del genere, se volete a quel prezzo quali si può veramente prendere, direi che è il caso assolutamente. No no, ci sono dei grandissimi giochi, anche il primissimo Roma 1,59€, cioè ve li stanno proprio tirando dietro raga, cioè li stanno proprio svendendo. Alien Colonial Marine c'è a un prezzaccio che è una merda, quindi lasciatelo perdere. Alpha Protocol non era un gran gioco, è stato molto sottovalutato dagli Obsidian, aveva una bella idea di base, l'applicazione non era granché, però per 2,99€ secondo me si può comprare, si può giocare, è meno una merda di quanto molti dicano. È vero, c'ha i suoi bug, c'è un sacco di problemi, c'è un sacco di sbilanciamenti, però non era un bruttissimo gioco secondo me, era molto BioWare style. Dategli una possibilità, potrebbe stupirvi contro ogni aspettativa. Ma non capisco a Build Your Own Sega Bundle, cos'è invece questa cosa qua? Ah, qua ne devi prendere 3 e puoi prendere il tot di giochi. Va bene, se ve ne devo consigliare 3 di questo Build Your Own Sega Bundle, dove potete prendere anche dei giochi che di là non ho visto, vi consiglio, se volete un Total War, Total War Attila migliora tutto quello che non c'era di buono in ROM 2, quindi piuttosto che ROM 2 probabilmente Total War Attila è un acquisto migliore. Alien Isolation è un horror della madonna, se vi piace il genere, se vi piace Alien è fantastico. Sonic All Stars Racing Transformed è uno dei migliori titoli di karting mai fatti, senza dubbio, grandissimo gioco. Oppure avete la possibilità di prendere anche Dawn of War 2 Retribution, che è un grandissimo strategico, o Valkyria Chronicles, che è un altro grandissimo strategico, JRPG strategico misto, insomma JRPG tattico davvero di grandissima qualità, 4,99€. Sono tutti ben scontati, qua comunque i giochi sono tutti di ottima qualità. Se dovessi consigliarvene 3, per i miei gusti personali, vi direi Alien Isolation, Sonic All Stars Racing Transformed e Valkyria Chronicles. Però in realtà c'è quasi tutto. Tutto qua ha senso di essere preso, tenetelo a mente, Hockey Manager magari no. E niente, questo è il primo scontanza, questi sono i miei consigli della giornata, spero che vi siano utili. Ora cercherò di fare il video, come ho detto, in 480 per mandarlo il più rapidamente possibile e di piazzarlo sul canale, cercando di renderlo utile per almeno un paio di giorni. Poi vediamo cosa riesco a fare, se riesco a seguire i saldi per il futuro. Ci vediamo alla prossima, ciao!